Pochi giorni fa è uscita al cinema Megan ed è la storia di una babysitter robot assassina. Dunque ho deciso di diventare anch'io Megan e per diventare la babysitter più pericolosa di Brookhaven. E direi di non perdere tempo e cambiare subito aspetto per diventarlo. Oh mio Dio ragazzi, mi faccio super paura. Ho pure il coltello in mano ragazzi, che sono perfettamente uguale a lei. Ma manca un piccolo tocco perché ok essere Megan, ma dobbiamo essere Megan Polar, quindi perfetto. E adesso dobbiamo trovare una bambina di cui dobbiamo prenderci effettivamente cura. Quindi una volta al centro cerchiamo qualcuno che vuole una babysitter. Ho scritto ABC per una babysitter. Oh, in questo server praticamente non c'è nessuno, non ho capito. Mamma! Mamma cosa? Ehi, ciao! Ho perso mia mamma! Beh, sarà uscita dal gioco. Hai bisogno che mi prendo di cura di te mentre non c'è? Sì, non posso stare da sola. Va bene, tanto sono tranquilla e gentile. Volevo dire. Sì, allora bene, mi occuperò io di te. Ok, ragazzi, questa bambina è stata letteralmente lasciata. E io da babysitter robot, oh mio Dio, non tocchiamo l'acqua perché sennò faccio le scintille. Dovrò prendermi cura di lei, visto che sua madre è uscita da Brookhaven. Evviva! Allora, numero uno, direi di metterla in un posto sicuro. Io, Megan, non potrei mai lasciare la mia migliore amica in un posto che non è assolutamente sicuro e consono per il suo riposo, eccetera, eccetera, eccetera. Non me ne frega niente, ok? Allora, prendiamo una casa e cominciamo a fare tutto ciò che farebbe una babysitter al 100%. Ho molta fame. Ok, ok. Allora fammi fare a me, tranquilla. Siediti, io ti preparo qualcosa da cucinare. Sapete, visto che sono un robot, ragazzi, posso letteralmente fare tutto in un secondo. T'ho già preparato un gelato per la mia migliore amica, perché le do solo cose buone. Buono? Ma voglio qualcosa anche da mangiare, non un dolce. E va bene, allora dovrò proprio accendere il fuoco di questa casa, ragazzi. Allora, mettiamo al massimo tutto il forno e cominciamo a cucinare una bella torta per la mia migliore amica. È il momento di fare una torta molto, molto calda in questa casa. Ops, mi sa che ho aumentato troppo la temperatura. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Aiuto, le scale prendono fuoco. Ti prego, salvami. Dipende, promettimi che sarò l'unica persona su cui potrei contare e che non avrai nessun altro. Cosa? Hai sentito bene? Io sono Megan, ok? E ricorda, sono la tua babysitter e se vuoi che mi prendo cura di te, devi effettivamente prenderti anche tu cura di me. Va bene, ora salvami. Perfetto, essendo un robot sarò molto molto efficiente. Ok ragazzi, sono pur sempre Megan e per chi ha visto il film, lei non è del tutto una babysitter carina e coccolosa. Anzi, sono una babysitter che vuole molto bene al proprio padrone, a cui è associata, ma faccio cose pericolose per farlo. Comunque ho davvero fatto andare tutto a fuoco qui, oh mio Dio. Per l'appunto sono molto molto veloce ed essendo un robot nessuna fiamma mi fa male, anche perché siamo pur sempre su Brookhaven. Quindi spegniamo tutto, oh mio Dio. A few moments later. E dopo aver fatto tutto, ecco qua la tua torta. Sono o non sono la miglior babysitter sulla terra? Non avvicinarti col coltello. Ah, serve solo per tagliare la torta, dai. Non funziona. È pur sempre un accessorio dell'avatar. Ah, si sta preoccupando troppo questa bambina per i miei gusti. Perfetto, la torta è stata apprezzata e io da, ovviamente, babysitter devo occuparmi di tutta la casa oltre a lei. Comunque, la torta era molto buona, però ho bisogno di vestiti nuovi. Vestiti nuovi? Come mai vestiti nuovi, scusami? Ci sono bruciacchiati nell'incendio e oggi devono venire degli amici. Vorrei essere carina. Oh, amici hai detto? Tu non puoi avere altri amici oltre a me. Volevo dire, certo, la tua babysitter farà tutto quello che vuoi. Allora ragazzi, per aiutarla a vestirsi, numero uno deve farsi una bella doccia. Quindi ecco qua c'è la vasca, quindi cerchiamo di riempire. Oh mio Dio, per fortuna non mi è toccato, se devo fare, avrei fatto le scintille mi sarei rotta ancora di più. Quindi la mettiamo qui. È un metodo che per lavare una persona, fammi ci pensare. Oh, ho un'idea. Prego, entra pure. Perfetto, ecco qua. E in più, oh, così ti insaporo pure. Guarda che bello, mio Dio. Non in faccia. Ops, scusami, sono programmata per fare questo. Ed eccoci qua. Ovviamente per andare a cambiarci i vestiti andiamo al Rockstar, dove potrà cliccare tutti i vestiti e io ti darò un parere super onesto, visto che sono la tua babysitter e spero solo il meglio in come ti vesti. Anche perché ora fai solo schifo. Ok, facciamogli cliccare i vestiti e voglio che effettivamente si veste il meglio possibile. No, così fai proprio schifo, mio Dio. Così?
con questo? No, secondo me ci vuole più qualcosa di simile al mio. Guarda, devi comunque stupire questi amici, no? Tadan! Adesso è vestita tantissimo. Sono non solo la miglior babysitter del mondo, l'ho vestita perfettamente e guarda, siamo anche uguali quasi. Perfetto, va bene! In più, essendo la perfetta babysitter, le organizzerò la festa e quindi farò un po' di decorazioni per tutta la casa. Sono pur sempre una bambola super efficiente. Ora vado a preparare la festa, arrivo tra poco, va bene. Io nel frattempo continuo a decorare sotto. Mettiamo anche qualche gioco divertente qui in giardino, così possono divertirsi. E ecco qua, mettiamo una qui. Mettiamo delle lucine all'interno, qua e anche qua. E dai, anche qui, dai. E direi che la festa è super pronta. Avrà la festa migliore del mondo. A few moments later. Ciao signora, lei è la mamma di Josie, ti sembra sua mamma? Io sono Megan, una babysitter super tecnologica di ultimo livello. Ruggero, sono qui, ciao! Ok, io dovrò comunque assicurarmi da babysitter che vada tutto bene, che non fanno effettivamente più disatti. Sono qui, ciao! Oh, ciao, ma come ti sei vestita? Che sta dicendo questo? Perché? Non ti piace? Sembri un po' uscita da un cassonetto, no? Come? Si permette di aver detto una cosa del genere? E poi tu non ti vesti mai di rosa. Oh, vabbè, vieni. Ok. Stanno salendo sopra, ma quello lì, come si è permesso a dire una cosa del genere? No, non va bene, da babysitter devo risolvere questa cosa. Non accetto che un bullo del cavolo prenda in giro la mia bambina. Adesso dove sono, eh? Dove si sono cacciati? Mi devo vendicare di quello lì. Sì, non ho alternativa. Dovrò sbarazzarmi di lui. Cosa sta succedendo qua dentro? Perché c'è la musica? Non la so fare. Dovresti cambiare passione. Come sei cattivo, e allora tu che passione hai? Vieni, ti faccio vedere. Wow, 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 che sta succedendo qui? Non mi piace per niente. L'ha pure insultata su come suona la chitarra. Io davvero questo ragazzino non ce la faccio più. Cosa sta succedendo qua dentro? Non è super divertente? Oh mio Dio. Oh mio Dio, esci subito da qui. Beh, per me sì. Ehi. Ok, basta, non mi piace questa storia. Vai in camera tua, subito. È il momento di vendicarsi di tutto quello che è successo, perché nessuno fa una cosa del genere. Mi dispiace, Giusy. Rimarrai chiusa qui dentro e non vedrai niente di quello che sta succedendo. Ehi, era solo uno scherzo. Bene, anche il mio sarà solo uno scherzo. Almeno che non ti prendo. Ti do del tempo per scappare. 3, 2, 1. Mi sbarazzerò di questa ragazzina che ha trattato male la ragazza di cui mi occupo. Dove cavolo si è nascosto? Meglio che chiudiamo tutte le stanze, così non può letteralmente scappare da questa casa e mi potrò sbarazzare di lui. Nessuno tocca la mia amica. Dove ti sei nascosto? Ok, stiamo giocando a nascondino. A me piace da morire a nascondino, anche perché sono la migliore. Dove cavolo è? Eccoti! Mi sa che lei è arrivata alla tua fine. No, ti prego, ti prego. Adesso ragazzi lo rapiremo ovviamente. Quindi lo prendiamo col carrello. E adesso è la tua fine. Mi sbarazzerò di questo tipo adesso. Aspetta, ti prego. Aspetta, ti prego un corno, così impari a fare il bulletto. Sbarazziamoci di questo tizio assolutamente subito, per favore. Ottimo, ci siamo sbarazzati di questo tipo finalmente. Così potrò prendermi cura della mia amica, così impara. Ok, è completamente andato a miglior vita. Che c'è? Non ve l'aspettavate? Vi ricordo che io sono Megan e farò di tutto per essere la miglior babysitter, anche a costo di togliere qualcuno di mezzo. E rieccoci qua a fare la babysitter a questa ragazza. Ciao, ho risolto. Cosa hai fatto? Beh, ho fatto la cosa giusta per, beh, farti sentire meglio. So cos'è successo. È sbagliato, lui era mio amico. Era tuo amico, hai detto bene. So che magari mi prende in giro, ma potevamo lavorarci. Beh, ormai penso che sia troppo tardi. Non ti voglio più come babysitter. Ah sì? Va bene, prova a scappare se ci riesci, anche perché adesso prendo anche te. Ma sei impazzita? Scappa, scappa adesso. Oh mio Dio ragazzi, la stiamo rincorrendo. Non possiamo farla scappare e dire che, farle dire in giro che non siamo una brava babysitter. Fermati subito, adesso. Oh mio Dio, che è successo? Sei fermo? È uscito dal gioco. Abbiamo fatto spaventare così tanto. Ragazzi, essere Megan la babysitter funziona tantissimo. Ma è il momento di trovare un'altra persona di cui prenderci cura. Ragazzi, io vi ricordo
dicono che non sono solo una bambola, ma anche un giocattolo. Quindi mi metterò qui e cercherò di farmi comprare da qualcuno. Mettiamo vicino, ci mettiamo vicino all'asilo, perché è qui che passano la maggior parte dei genitori. E mettiamo un cartello qui, perfetto. Nel cartello diciamo qui: Megan, la nuova bambola per i tuoi figli. Anche perché sono la migliore, faccio tutto, parlo, mi prendo cura di loro. Ma mettiamoci nella nostra scatola per farci effettivamente comprare. Perfetto, ho comprato un oggetto, ragazzi, che è letteralmente una scatola dei giocattoli. Guardate che figo, cool back item, che sono i miei capelli. Sono letteralmente perfette. E adesso dobbiamo solo aspettare qualcuno che si avvicina. Vedo qualcuno già in fondo. A few moments later. Oh, si sta avvicinando una tipa con un bambino. Era il bambino che avevo visto prima, effettivamente. Oh, una bambola. La voglio, mamma, sembra bellissima. Sono bellissima. La prendi, la prendi, la prendi, la prendi, la prendi, la prendi. Dio mio, va bene, ottimo. La portiamo a casa. Ecco, mi sono già attivata. Mi sono tolta dalla confessione e adesso posso effettivamente prendermi cura di suo figlio. Oh mio Dio, mi ha messo in un carrello. Cosa sta facendo? Dio mio, sono un robot, lo sa, posso muovermi da sola. Vabbè, non importa, ragazzi, va bene, poi ci posso portare in un carrello. Una volta ogni tanto posso anche non camminare e mettermi sotto carica. Bene, eccoci alla casa. Io ho detto che posso letteralmente fare di tutto per il bambino, no? Posso difenderlo, posso prendermi cura di lui, gli posso leggere una favola. No, non posso prendere i libri, giusto, non ho i permessi. Ma il coltello è normale? È un accessorio, sono una bambola. Sì, ma è un gioco. Ecco, bravo. Vabbè, vediamo cosa sai fare. Puoi pulire? Sì, anche se mi dovrei semplicemente prendermi cura del tuo figlio. No, vabbè, bellissimo, pulisci. Oh mio Dio, ma cosa c'entra col pulire? Io di certo non sono stata programmata per pulire. Sono una babysitter, non una servetta che può pulire in giro. Però va bene. Ma io volevo giocarci. Dopo. Oh mio Dio, mi sta già sui cavoli, ragazzi. È assurdo questa qui. Lei può fare tutto a casa mentre lavoro. Allora voglio che mi massaggi i piedi. Come, scusa? Io non ti massaggerò i piedi. Allora anche io. Cosa? Io non faccio queste robe. Sei una bambola. Ti abbiamo comprato per fare questo. Bene, e io non lo farò. Forse è rotta. Perché dovrei essere rotta? Oh, mi ha dato un colpo. Oh mio Dio, come si permette? Ora meglio? Ora è meglio che scappi. Bene, prendiamo il bambino e adesso lo rapiamo e lo portiamo via, ok? Mamma l'ha traumatizzata, lasciamolo a terra più lontano possibile, così non può toccare niente. Perfetto. Non mi faccio trattare male da nessuno e adesso sto rapendo suo figlio. Sai che ti dico? Mettiamolo sopra nella casa sull'albero e lo tengo lì finché io voglio. Ok, eccolo qua. Stai fermo, siedi nell'angolino e non muoverti. Non mi farai del male, vero? Vieni. Cammina lentamente su quest'asse e forse se tua mamma farà la brava potrò farti scendere. Oh mio Dio, ragazzi, è pericolosissimo. Ma se lo meritano, non si trattano così. Non si trattano così una babysitter e soprattutto Megan. Che stai facendo? Vogliamo far buttare giù suo figlio, che ne dice? Ridammelo, ti prego. Sì, certo, se vuole glielo posso lanciare. Farò tutto quello che vuoi. Mamma, aiuto! Tesoro, ci penso io. Sì, sì, voglio vedere come salva suo figlio, questa grandissima struzza che ti giuro, la odio. Mi ha messo un sacco di soldi a terra, guarda. Ok, mi sa che le riporto suo figlio. Wow, ora sì che si ragiona. Forse posso lasciarti andare. Sei uno schifo. Beh, uno schifo ricco adesso. Adesso, ragazzi, sto andando a cercare effettivamente qualcun altro che vuole diventare il mio piccolo gioiellino a cui farò da babysitter. Oh, hai visto? Cosa succede? Sì, è lei, quella finta bambola. Sì, si finge vegan per creare casini. Prendila! Oh, no. Ragazzi, hanno scoperto che sto facendo dei casini e sto uccidendo gente in giro e mi stanno prendendo. Ok, sì, prendete la macchina. Io non potete infilarvi qua dietro con la macchina, brutti cretini che non siete altro. Devo trovare qualcuno che... Oh, faccio restare qualcun altro al posto mio. Tanto mica mi stanno riconoscendo. Via di qua. E adesso confondiamoli e cambiamo continuamente strada. Ecco, di qua saliamo. Oh mio Dio, c'è un'altra tipa qua. Aspetta che mi metto il piccolo nella pianta e faccio arrestare lei. Ferma. No, ferma un corno. Ok, nascondiamoci qua. A posto. E quella di prima ti prenderà, lo sai, sei in arresto. Oh mio Dio. Cosa? È lì dentro. Sì, certo. Hai solo cambiato taglio. È vero, i miei stessi capelli marroni. Non ci posso credere. Tu vieni con noi. La stanno arrestando. Bene.
Solo è stata arrestata qualcun altro e Meghan è ancora a piede libero. Dunque, direi che per festeggiare ci vuole proprio un balletto.